Passiamo alla domanda per il 38? A voglia. Come ti chiami? Simone, il barzellettiere di Proneta. Cosa voglio dire? La barzelletta, veloce, veloce. E ascolta, no, stiamo... Che ne so, prima mi informi di qualcosa. Sulla sì, sì, certo, certo. Nulla, che te lo dici? Allora, l'Expo è a Milano, sì, lo so, è l'esposizione internazionale, riguarda un po' tutti i paesi e diciamo la... c'è una barzetta così, no? Il volo, perché devo fare l'intervista sull'Expo. Come fanno i campanelli delle scimmie? Come? King Kong. King Kong. Non lo sapevo. L'obiettivo è voler sfamare tutto il mondo. Dovrebbe essere tutti i prodotti italiani, no? No, da tutto il mondo. Ok. C'è un'altra. Ma di cosa? Un'altra barzelletta. Cosa ci fa una donna nuda sopra un cammello? Che ci fa? Il purè. Perché il purè? Non l'ho capito. Perché il purè? Perché schiaccia la patata. Perché schiaccia la patata? Che cazzo è? È una grande cazzata, sì. Io l'ho capito, è bellina. Finisco un attimo sull'Expo, va bene? Allora, dici sull'Expo. Ma penso che non sia molto organizzata come città, non era organizzato in Milano come per accogliere questo grande evento, perché alla fine secondo me è un grande evento che serviva più all'Italia per alla fine. Ma penso che non sia molto organizzata come città, non era organizzato in Milano come per accogliere questo grande evento, perché alla fine secondo me è un grande evento che serviva più all'Italia per alla fine. Risaltano con questo quello che hanno visto gli altri, hanno alla fine visto i problemi dell'Italia, sono stati messi in evidenza da questo. Alla fine non posso parlarne, però alla fine solo una speranza, perché alla fine, però alla fine ci speriamo, perché è tornato. Dimmelo, dai, però poi fammi fare intervista, se no fammi fare intervista a Expo poi. La sai l'ultima sulle tangenti? Dimmela. O dammi 50 euro, te la dico. Me la ridici, scusa? La sai l'ultima sulle tangenti? Dammi 50 euro, te la dico. Ti è piaciuta a te? No. Riproviamo, perché fino adesso non gliene è piaciuta una. Se ti dà 50 euro ti lasciamo parlare. Facciamo così. Se ti dà 50 euro a noi ti facciamo parlare. Se ti dà 50 euro a lui ti fa parlare. Io non ce l'ho 50 euro. E dove siete? Basilicata. Che Zaloni ha girato in Basilicata? Eccolo. Dimmela. Ci sono due spermatozoi, dice a quell'altro. Quando arriviamo all'ovulo, non ti preoccupare, siamo ancora alle tonsille. Siamo ancora alle tonsille. Ma fa culo, vai. A 50 euro aspettiamo, però. Dov'è? Tu li devi dare? No, allora, Salvini è stato respinto a Roma qualche giorno fa, la manifestazione, hanno cercato... C'è una grossa manifestazione. Anche oggi, no? È stato respinto qualche giorno fa. Ciao. Buonasera. Dimmela. Volevo raccontarne una barzelletta, posso? Può raccontare una barzelletta, signore? Io? No, il signore. Cosa disse una supposta astronave? Beato te che tu vai in cielo. Questo è grullo, però non era male questa. Secondo lei si andrà al voto? Ma speriamo, ma ci vogliono andare loro il voto? No, stanno bene tutti lì. Siamo noi che siamo degli stupidi che aspettiamo. Aspetta un attimo, scusi, dimmi, chi sto facendo l'intervista? Dimmi voi. Cosa ci fanno 8 cani nell'acqua? Il canotto. Cosa ci fanno 8 cani nell'acqua e il canotto? Canotto. Can 8. Io non mi abito. Erano in 8, quindi il can. Fa cagare sta barzelletta. A me di garba. Dai, su, era più seria la sua. Sì, sì, no, no. Secondo le ultime, diciamo, proiezioni, comunque sempre il PD in testa. Perché cosa ha fatto il PD negli ultimi anni? Ancora te? Cosa ci fa una mosca? Un'altra vaselletta? No, basta, cioè, veramente, basta. Cosa ci fa una mosca sulla testa pelata? E balli liscio. Ma andava via la signora? Lo so. Che te l'ha detto a fare? Così, probabilmente l'ho detta.